Verdone Carlo da Roma, chilogrammi 78, via dei Zoccoletti. Sì, pure te sei andato a via dei Zoccoletti? No, ti prego. Sei via Burino, da dove stai? Da dove sei? Via Giulia. Non vedi questo, un paesano mio. Come vai? Va via, Ponte Regola. È stata da ieri. Ponte Regola. Eccoci qua. Allora c'è hai un'origine tu? Ho un'origine, sì, Rione Regola, via delle Zoccolette, e di fronte a me c'era la casa di Alberto Sordi. E mi ricordo infatti che da piccoletto io facevo al terrazzo e gridavo sempre Alberto Sordi, Alberto Sordi, Alberto Sordi. Sentivo sempre sto Sordi, Sordi. La sorella apriva la finestra e diceva Sordi sta a dormire, vattene, sta a rompere le scatole. E io allora piano piano mi andavo via. Quindi hai un'origine anche tu. C'ho un'origine e c'ho un comune denominatore, che è questa figura di Alberto Sordi, questa figura di Romano così. Lui è forse più cinico, simpaticamente cinico. Forse in me c'è una certa bonarietà nel dipingere i personaggi, ecco. Non credi che lui invece si pone rispetto ai suoi personaggi in modo critico? Cioè lui si diverte a costruire un personaggio e si diverte al tempo stesso a distruggerlo. Sì, beh, lui ha fatto la critica dell'italiano medio, un pochino quella che è così, con le dovute distanze faccio io, per quanto poi il mio campo d'azione è sempre un po' quella, la gente che sta a cavallo tra la piccolissima borghesia e il proletariato. Ma chi è? Oh! Che senso? No, che senso? Chi è? A Roma, dove l'hai visto? Ma sto personaggio qua è stato, a Dia Vita, un personaggio che mi ha portato molta fortuna. Vabbè, mica ci puoi torturare tutta la vita, però no. Fai anche qualche altra cosa. No, però questo personaggio, devo dire, è stata un'invenzione completamente originale. Insomma, è il massimo che è stato, e fammi finire! Cioè, è stato completamente originale, perché... Cioè, un personaggio che può anche essere certe volte molto dolce, però nello stesso tempo è completamente sgraziato. Credo. E quindi così è stato, cioè, un personaggio, devo dire la verità, cioè, un po' di fortuna l'ha portato. Ecco, tutta la vita insiste con questo, non credo che però... vai lontano poi, No, te puoi mettere su un cenotafio dentro una chiesa, no, fai benissimo, sì. Con un coso con piccione. Siamo sempre nel campo della commedia all'italiana. Che certo, giovani... certi miei colleghi sputano sul piatto della commedia all'italiana, dicono ah, noi non facciamo commedia all'italiana, per carità è una cosa. Invece in realtà io sono convinto che è tutta commedia all'italiana, quella che si sta quindi facendo. Anche chi la rifiuta la fa? No, la fanno tutti quanti, direi. Molti prendono le distanze, però è commedia all'italiana, chiaramente riveduta e corretta, perché non è più la commedia all'italiana del trionfo del gallo italiano.